e non poterla abbracciare tutta. È vero. Non si può proprio. Così. Vabbè, almeno un minimo di contatto. Finalmente, ti aspettavo la scorsa settimana, poi ci sono stati dei problemi. Periodo complicato. Che si sono risolti. Sì, sono risolti. Non nostri, per fortuna. Allora, e siamo qua. Quanto è bello vederti qua. Anche per me, Ezio, davvero, proprio bello. Cominciamo subito con un omaggio a te, così rompiamo, così rompiamo il ghiaccio. Tutto quello che omaggio io lo prendo volentieri, ci mancherebbe. È lui o non è lui? È lui o non è lui? Sarà vero, sarà falso, sarà Ferguson. Chi ha cuccato la Cuccarini? Ce la fa, ce la fa. Se ce la fa. Vorrei subito cominciare con una notizia veloce, veloce, da leccarsi. Benvenuti all'asta tosta, oggetti tosti per tutti i gusti. Sono loro o non sono loro? Certo che sono loro. Aiutami a di. Allora, proprio una carellata, un omaggio. Fantastica, grazie. A te. Ho visto tanti momenti della mia carriera. E anche, io credo che poi, attraverso questi filmati, anche tanti momenti della tua vita, no? Assolutamente. Perché assolutamente. In base a certi personaggi che tu hai inventato, a certe tue trasmissioni, no? I tuoi tormentoni, credo che poi ci siano vari passaggi anche della vita di... Sì, perché poi, sai, è un percorso lungo, insomma, 40 anni di televisione, quindi alla fine ho fatto tante trasmissioni, ho interpretato tante macchiette anche televisive, no? Da Drive-In in poi, Striscia, insomma, e poi i film, avete fatto cose, vedere film, tanti amici. Senti, ma tu immaginavi la tua carriera, tu immaginavi questa carriera? Oppure tu avresti voluto, che ne so, fare altro? Come ti vedevi proiettato nel futuro? Guarda, io avrei voluto fare il geometra del catasto, però poi non lo so per quale motivo ho scelto questa carriera, che più o meno era divertente uguale, no? No, sai, quando inizi la tua speranza è sempre quella di arrivare poi lontano, no? Quindi amavo il cinema, quindi da Totò, Sordi, Tognazzi, poi molti di... questi personaggi li ho conosciuti, miti. Alcuni di questi miti poi sono diventati anche colleghi, sono stato con loro a lavorare e quindi sognavo Hollywood e poi ho avuto la fortuna di arrivarci. Vabbè, andiamo piano piano perché poi ho tutti i filmati. Allora, i miti della tua infanzia, quando uno è bambino ha i propri miti, no? Ce n'erano tanti. Attraverso i propri miti. Assolutamente sì. Io guardavo la televisione, vedevo Totò, Peppino De Filippo che mi facevano impazzire, c'erano Sandra e Raimondo e Tognazzi, insomma, Alberto Sordi, Manfredi. Beh, vediamo il filmato che ce li ho. Ma tu c'hai tutto, è pazzesco. C'ho tutto, sì. Momento, eccomi, Gesù. Calamari e pizzo. Oh. Vediamo un po', fusse che fusse la volta buona qui. Pappagone, Brisendo, sono Brisendo. Che? Uno, qua. Che? Uno che? Uno che? Ci sa che dice il proverbio toscano? E dice cielo a pecorelle, sull'uscio di una porta con un paniere trasporta le meglio che il diavolo senza le pentolacce, che le meglio che ne fa uno piuttosto che quattro, quando che le fa da sé, le fa da perché fa per l'unione e fa la forza, e bisogna credere nelle cose, e obbedire.
cari amici, buonasera. Lodandomi indistintamente, i fratelli Caponi, che siamo noi. Mamma mia, che meraviglia. Alcuni... Viene voglia di fare l'applauso. Beh, dobbiamo farlo. Quando si vedono questi personaggi, no? Io poi... Alcuni di questi li hai conosciuti, sì, sei diventato amico. Totò non l'ho conosciuto e ho avuto il piacere di ricevere il premio Totò da Liliana, da sua figlia. Peppino l'ho conosciuto, grazie a Giancarlo Nicotra, con il quale in questo studio ho fatto Drive-In il primo anno. Era qui in questo studio? Era qui in questo studio. Drive-In il primo anno l'abbiamo fatto qua. Ma veramente? Esatto. A Roma, qui in questo studio? Qui dove siamo adesso, in questo ma non lo sapevo. L'abbiamo fatto qui. E Giancarlo, che ricordo sempre con affetto, che non c'è più, non è più qui con noi. E però Peppino in quegli anni l'ho conosciuto e l'ho frequentato. Che abitava qui vicino. E abitava peraltro vicinissimo. C'è qui una tavola in quel palazzo, sai? Infatti, io ci passo e... Io andavo a casa con Giancarlo da lui e andavo a cena con lui e quindi gli ho fatto tante domande a Peppino. E mi ricordo una volta gli chiesi: ma come mai, commendatore, lei ha smesso di fare Pappagone? E lui mi disse: Ezio, perché quando io vado per strada voglio che la gente mi saluti dicendo buongiorno commendatore e non ciao Pappagone. E quindi era una bella lezione, secondo me. Voleva il rispetto, voleva il rispetto. Uno quello, e poi sai, nel nostro mestiere di comici, chi viene dal cabaret, è facile poi affezionarsi magari a un personaggio, a una macchietta che fai, no? E invece devi essere più forte del personaggio che interpreti, quindi a Drive-In ho cambiato tanti personaggi, ogni anno con Antonio ne facevamo perlomeno un paio, però sono rimasti e la forza era quella di abbandonarli e di raccontare una cosa nuova. Senti, tra i personaggi che abbiamo visto c'era anche Gassman, che un giorno è venuto a Striscia, no? Allora, Gassman è sempre stato un nostro grande mito. Allora, un giorno venne da noi a Striscia e mi ricordo ci convocò me e Iachetti in camerino e ci guardò in faccia e disse: ragazzi, non cominciamo a prendere per il culo. E fu la prima frase che ci disse lui. E noi rispondemmo: Vittorio, noi siamo in ginocchio, la trasmissione è tua, fai quello che vuoi, noi non abbiamo problemi. E poi venne lì, durante la trasmissione si stava divertendo, a un certo punto, mentre c'era in onda un filmato, mi disse: Ezio, ti devo chiedere una cosa. Che cosa? Posso annunciare io le veline? Perché tu le fai un po' facendo me, ma io lo vorrei fare ancora più forte. Dico: fallo tu, dimmi quando è il momento. Venne il momento dell'annuncio delle veline, io lo toccai, lui si alzò sistemandosi i pantaloni, roteando e disse: le veline! E lo gasmanizzò ulteriormente. Lui bello, affascinante, no, un uomo di una bellezza. Lo adorammo fino all'ultimo. Una delle più belle cose che... conservo un ritaglio di un giornale, alla fine proprio della sua carriera gli fecero la domanda e gli chiesero: qual è il tuo erede? E lui rispose: ne ho due, Greggio e Iachetti. E io questo pezzo l'ho preso con altri e ce l'ho. Certo, è una bella medaglia. Era anche un bugiardo, però voglio dire. Però è una bella medaglia. No, grande. Senti, ma non ti emoziona, visto che mi hai detto che hai cominciato qua? Ad essere qua, essere in Rai, perché tu ormai da tanti anni stai a Mediaset. Sono lì, sto lì da loro. Ma e quindi... ti emoziona un po' arrivato qua stamattina? Oggi è tornare in questo studio, l'ingresso, anche perché poi ho visto i camerini, i bagni sono gli stessi, non sono cambiati molto. Quindi sono rimasti, c'è ancora qualche scritta dei 3-3 o di Gaspare Zuzzurro sui muri. No, è una grande emozione, perché poi era proprio... 1983, l'inizio della mia carriera, quindi è... No, ma nel 78 c'era stata la Sberla. Sì, sì, diciamo la mia carriera prima, diciamo di esatto. Là. Prima invece di qua avevo fatto la Sberla. E poi 1978. E poi tutto compreso che venne dopo, prima che io poi andassi... Allora, vediamo questo, ti faccio vedere la Sberla. Oh, ma l'Avenir c'ha tutto. C'ho tutto, l'Avenir gli manca niente. Quando
apre la porta, il bandito arriva, io dalle spalle lo... Salve, sono il reverendo Sussurro e sono venuto come ogni anno a Pasqua a benedire l'appartamento. Via, via, cazzo. Questo sta. Non mi avrete mai! Che bella! Che pacca! Dice allora un poco com'è andata! Che sberla! Gianfranco, grazie. Quanti grazie. Amici, anche il tanti amici. Gianfranco D'Angelo, che saluto con grande affetto. Mi associo a te, anche perché è stato proprio lui a proporti Striscia. Beh, Striscia. In qualche maniera. No, Striscia. Che non era Striscia. No, perché noi facevamo già insieme, stavamo facendo drive-in. E quindi Antonio con Antonio. Con Antonio. Che Antonio, saluto. Salutiamo. E spero veramente che si sia ripreso. Lo salutiamo, Antonio, è inossidabile e quindi gli mandiamo un bacione, un grande abbraccio. E Antonio venne l'idea di fare questa trasmissione e quindi con D'Angelo eravamo già allenati e si fece insieme la prima edizione, edizione fantastica. Ma permettimi anche di ricordare, ho visto passare anche Andrea Brambilla che non c'è più, Gaspare Zuzzurro, anche lui era un grande personaggio fantastico. Senti, e com'era il clima fra tutti voi, fra tutti questi? Eravate veramente amici, eravate agli inizi, per cui quando si comincia siamo tutti assolutamente puri e pieni di progetti. È vero, di positività. Di insomma. Positività, no, con la voglia di arrivare. E molto uniti, poi quando uno arriva, poi dopo, qualche certo, problema... Certo. Anche perché aumentano gli impegni, poi magari diventa più difficile, no, la coesione. Però magari c'è sempre qualcuno che rosica più di un altro, no? Che magari uno, dai, su, se rosica, questa è la storia. Gli passiamo un po' di legno e rosicheranno quello, che dobbiamo fare? No, scherzi a parte, no, era veramente un bel clima, poi scherzoso, gli scherzi che si facevano all'epoca con Antonio, abbiamo fatto tanti di quegli scherzi, io un po' li ho raccontati. Dai, raccontamene uno che ti è rimasto in mente. Ma Beruschi era una delle nostre vittime sacrificali, Enrico, che saluto ovviamente con grande piacere, ma una volta girammo un pezzo in cui Beruschi doveva fare l'angelo, e quindi l'occasione era fantastica, quindi dovendo fare l'angelo era appeso a 10 metri d'altezza con tutta l'imbragatura e quindi ci mettemmo d'accordo con Beppe Recchia che era il regista, con Antonio e gli altri e a un certo punto arrivammo alla fine della scena con lui appeso ed era praticamente all'inizio della pausa e quindi finito pausa uscimmo tutti dallo studio lasciando Beruschi appeso a 10-12 metri d'altezza. Buio totale, noi fuori tutti in silenzio e lui, ragazzi, dove siete? Mi avete dimenticato qui? Noi andammo a fare la nostra pausa, colazione, mangiamo tranquillamente. L'avete lasciato lì? L'abbiamo lasciato lì. Un'ora dopo torniamo, rientriamo, accendiamo le luci e io per primo davanti con Antonio Recchia dico... Però Beruschi è nostro, cioè è possibile che va sempre a mangiare per i cavoli suoi? Ma io sono qua su, Beruschi, Enrico, ma porca miseria, ma tiratelo giù! E quindi lo tirammo giù e come al solito lui poi credette alla nostra versione ed era l'inizio di tanti scherzi che poi ci vorrebbe l'enciclopedia. Ti faccio vedere adesso, Driving, un pezzettino dai. Amici, rieccoci ancora una volta insieme per Drive in Interview. Anche questa sera ho il piacere di presentarvi l'incomparabile, l'irrefrenabile, l'inimmangiabile signor Armando e il suo cane As Fidanken. As Fidanken. Ma lo sa che veste molto bene, con eleganza, ha uno splendido look. Magia, mistero, apparizioni, sparizioni. Sono Mr. Tarocò, con l'accento sulla Q. Sono qui con i miei poteri, con le forze arcane, col fuoco astrale, con l'acqua potabile, per portarvi nel mondo del paranormale. Che paranormale, ma bada ben, è normale. Sì, lei è proprio un bel volpino. Senti, Ezio, Driving è stato subito un grandissimo successo, ma quando ti hanno proposto questo programma e l'avete sottoposto a Silvio Berlusconi,
Silvio Berlusconi non era assolutamente d'accordo, perché lui vi aveva commissionato un programma che doveva essere un po' un contenitore tipo Domenica In. Sì, cioè, esatto, totalmente esatto. Lontano, è l'opposto, così, l'opposto. Raccontami, ricordo, bene questa cosa. Lui commissionò questa trasmissione, andammo con Antonio a mostrargliela in uno dei suoi uffici, arrivammo lì e lui cominciò a guardare questa puntata, la guardava. Ogni tanto si voltava a guardare dietro verso di noi e io guardavo Antonio e dicevo: mi sa che stavolta qui la cosa non finisce bene. Si divertiva, finì la puntata zero che aveva guardato, si voltò e disse: non è esattamente quello che vi avevo chiesto, mi consente, anzi consentitemi, la prima volta che diceva consentitemi. Quindi, però credo che possa divertire, facciamo il primo ciclo di puntate. E poi cominciamo ad uscire, ci bloccò all'uscita e ci disse: ma la prossima volta non mi prendete più per il perché io devo sapere cosa fate. E quindi accettò di fare questa trasmissione che poi diventò... Però l'intuizione, insomma, era giusta. L'intuizione era veramente giusta. Pensa è che sempre stato molto acuto lui nelle assolutamente, sue... Assolutamente, poi insomma all'epoca si interessava di televisione al punto che telefonava anche se c'era, non so, una collega che aveva i capelli di un certo colore, diceva: non mi piace quel colore di capelli, cambiateli. Ma non è che andiamo da una di tingiti i capelli... Ma lui si occupava di tutto, lui conosceva il nome di tutti. Grandi imprenditori. Io qualche volta sono stata alle convention, a Fininvest allora era, e mi colpiva molto il suo modo di conoscere tutti, lui, ma anche i dipendenti, e diceva: salutami tua moglie, come sta tua moglie, tuo figlio, poi si è rimasto. E mi ricordo che rimasi molto colpita da questo rapporto cordiale e umano che Berlusconi ha sempre avuto con tutti, sì, i lavoratori. Con noi scherzava, logicamente c'era con noi un clima molto divertente, le cene eccetera, non faceva politica, aveva molto più tempo a disposizione, ma anche col personale, lui arrivava, faceva il giro degli studi, l'ho visto tante volte, entrare, salutare, e devo dire che ha trasmesso poi questa sua capacità anche a Pier Silvio, che saluto, sì, e che ogni anno a Natale lui arriva, viene, saluta il pubblico, quest'anno probabilmente non ci sarà il pubblico, ma viene, saluto tutti i dipendenti, passa un po' di ore con devo noi. Devo dire che è una grande famiglia, no, insomma, ma io una anche grande ci ho lavorato, cosa, una grande devo cosa. Dire che poi, miei... Sai, la cosa buona è anche che si è creato, ti parlo di Striscia, quindi non c'è solo il rapporto tra noi che facciamo la trasmissione davanti alle telecamere, il nostro primo pubblico sono i nostri collaboratori, i cameraman. Mi ricordo anni fa avevamo un signore, Bruno, allo Steadicam, noi facciamo le battute e lui ballava, e quindi capivamo che le cose funzionavano quando vedevamo... Cosa abbiamo di Striscia? Che vorrei mandare subito. Dai, stiamo parlando di Striscia. Va bene. E allora mandiamo subito questo filmato. Per aver inventato... Una cosa così? Uno che testa deve averci, signoretto. Di cazzo. Però, signoretto, deve aver... per aver inventato la faccia. Lei ride prima! Deve avere una bella testa di c***o! Che testa deve avere? Glielo dico subito! Lei le rispetta molto e ride così, come che chi l'ha inventato avesse una testa qualsiasi. Te lo dico dopo. (Ride)
Ci sono dei pezzi tra me e il mio socio che passano milioni di volte su internet, perché poi ci bloccavamo, era impossibile andare avanti. Sai perché... che io ho chiamato Antonio, ho detto Antonio deve venire Greggio, c'è qualcosa di inedito che non hai sì. mandato? Lui mi ha detto ho mandato sempre tutto perché ho voluto, ho mandato tutto sempre per rovinarli, non ho più niente. Quel no, bastardone, guarda. No, anche perché qualsiasi errore, sai, normalmente in TV, al cinema, sbagli della roba, no, non finisce no, nel film. In tutto. Antonio ha inventato Paperissima, quindi anche sì. con la porca, quello che quello si, quello si prende la monta ed è diventata una trasmissione Senti, di grande successo. Senti, dimmi del tuo rapporto con Enzino. Ma Enzino. Voi siete una coppia, di ma fatto. Ma guarda, una coppia, guarda, ti posso dire, Enzino per me è un fratello, anzi una sorella, voglio dire anche di più. Beh, poi oggi tutto No, perché poi abbiamo fatto tanti personaggi. È sdoganato tutto oggi. Sì, 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 ma poi sai... Tante volte poi da Maria andavamo vestiti, ci travestivamo, facevamo casino. E quello che non si vedeva in onda da Maria è che noi arrivavamo e improvvisavamo, non erano solo le cose. Quello si capiva. E quindi si capiva. E lei in certi momenti usciva, andava a far pipì e poi tornava. Perché si divertiva tanto. Senti, ma è vero che quando tu hai incontrato Enzino per proporgli Striscia... Vi siete incontrati in un bar, in un ristorante e tu raccontavi questo programma e lui era distratto, si guardava attorno, non ti guardava mai negli occhi e tu ti cominciavi anche un po' a innervosire perché hai detto ma questo come ha bisogno di lavorare, però non gliene frega niente se guarda attorno, è distratto e poi perché? È perché era convinto che fosse scherzi a parte, quindi non ci credeva. Qui eravamo a cena, a pranzo in un ristorante famosissimo qui del centro. All'aperto e lui guardava sugli alberi, io gli parlavo, dico, ti sto parlando, no, no, ma parla, sì, sì, intanto guardava, così intanto socchiudeva gli occhi, è sempre stato un po' talpa, quindi per cercare di vedere, e poi mi disse, ero con... sta cosa continuò, perché quando andammo in onda con la prima puntata di Striscia, lui finì la puntata, corse in camerino e tutti dicevano, vabbè, magari l'emozione, un momento, sai, un momento sì. intestinale un po' strano. Uscì e disse, adesso ci credo, perché ho chiamato mia mamma, mi ha visto in onda, sono a Striscia. Perché lui era ancora convinto che fosse una bufala. E siete la coppia formidabile di Striscia, devo dire. Che ci vogliamo bene, ci vogliamo bene. Sì, ma c'è proprio tra di voi un'empatia, un affetto. Noi arriviamo in studio, non è che ci parliamo, le cose che ci dobbiamo dire, perché poi Antonio e gli autori preparano una trasmissione superlativa, poi devi fare un minimo di legamento, no? E allora. Beh, l'ho fatta anch'io, eh. Infatti, l'hai fatta organizzazione anche tu. Perfetta. Avercene. Tedesche Svizzera. Avercene. Americana. Avercene. E quindi poi, lì ci diciamo le cose lì, insomma. Per cui improvvisate molto. Adesso quando riparti con Striscia? Io adesso devo ancora c'ho la promozione del film, poi film, se noi ne parliamo un adesso attimo tra un po' ne di parliamo. Questo momento difficile del cinema, sì. Cinema, allora poi parleremo naturalmente con quello che ha detto il nostro Presidente sì, Conte, sì. L'abbiamo visto adesso al telegiornale, più tardi avremo un collegamento col professor Le Foche, con Melania Rizzoli da Milano, per cui parleremo di questo momento e degli ultimi provvedimenti che oggi sono stati presi. Però adesso continuiamo col cinema. Allora, dopo tanta televisione, e mi sa che noi ci siamo conosciuti poco prima però, di Yuppies, è arrivato il cinema. Sì. Ciao Mara, mi hanno detto che c'è lì da te ospite oggi un mio vecchio amico, Ezio Greggio, corrisponde? Ciao Mara, ciao Ezio, è lui o non è lui? Certo che è lui! Ti ricorderò dei bei tempi di Yuppies, delle nostre cene tra Yuppies e famiglie, mamma mia, che bello! Come dite Yuppies in America? Dite Yuppies? In Italia noi diciamo Yuppies, sono uno Yuppies. Tutti mi chiamano, tutti mi cercano, sono troppo simpatico. Guarda quello lì, sembra uno Yuppie, ma bada ben, è uno Yuppie. In questo momento qui c'è bisogno di ridere un po', bisogna un po' vignare alla grande. Bada ben, è comico. Ti volevo dire che tu lo sai, per me sei sempre un grande amico e me l'hai dimostrato più volte e spero di rivederti presto, magari
su un altro set di Vanzina. Un in bocca al lupo da Cipollino! Ah, grazie, 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 grazie. Voglio bene a tutta la tua squadra. Ogni tanto ci fanno l'applausino e... Siamo in pochi, commovente. Come vedi, però... No, no, ma... Pochi ma ottimi, ho visto, hai un bel tutto gruppo. Tutto arriva dal cuore di tutti quelli che stanno. Mamma mia, qua. Pensa che ci sono gruppi. Quanti anni sono passati? 340, no, dai. un po' meno, adesso non, tanti anni. Non so, non ricordo esattamente la data, ma sono passati veramente tanti anni. Ma la cosa meravigliosa è che questo film ha dei gruppi d'ascolto di fan che ogni anno si riuniscono per vedere insieme Yuppies. Ed è un fenomeno fantastico. Tutto questo grazie all'intuizione dei fratelli Vanzina. Carlo ed Enrico. Carlo ed Enrico. Grande Enrico coppia, è il regista del prossimo film tuo, che adesso ne parleremo. Ma noi, proprio per ricordare l'adorato Carlo, perché era la persona più dolce e più buona fantastico. Che io abbia mai conosciuto. Ma poi un grandissimo professionista, ma era anche un grande amico, una persona... con la quale potevi dialogare, con la quale potevi scambiare opinioni, soprattutto idee. Perché con lui andavi sempre a finire a parlare guarda, di io cose mi ricordo vere. Lui stava già poco bene, ci incontrammo, gli parlai di mio figlio Gabriele, che ha iniziato a fare l'attore, lavora a Londra, ha appena girato un film a Londra, e gli mandai mio figlio e lui lo ascoltò, ci parlò e poi mi chiamò e mi disse: Ezio, ti assicuro, guarda, tuo figlio può fare una bella carriera. E mi tenne al telefono 20 minuti per raccontarmi di Gabriele che aveva incontrato. Quindi l'ho sempre avuto nel cuore e lo avevamo nel cuore sul set con Enrico mentre giravamo Lockdown all'italiana. Era come avere Carlo con noi. E questo è un filmato che noi vogliamo dedicare a Carlo e anche ad Enrico, ma soprattutto a Carlo. La nostra è stata una vita meravigliosa perché abbiamo vissuto una vita strana, una vita di set. Vivevamo nei film, ci sembrava di vivere quella vita lì. Senti, ma litigate mai te e tuo fratello? Ma qualche rissa c'è, soprattutto certe volte quando io vedo tutto storto, noi per una delle cose dico: questa cosa non fa ridere, questa cosa non fa ridere. Lui mi dice: guarda che fa ridere, non fa ridere. Allora cominciano delle litigate, lui si incassa, dice: vabbè, non ti fa ridere niente, mi piglia e se ne va. È un po' come tra marito e moglie, lavorando insieme, sono litigi che poi sono basati sull'amore, quindi poi dopo ci si perdona e ci si ritrova. Che coppia fantastica. Questo che era. Hanno scritto centinaia di film. È doveroso ricordare Carlo. Assolutamente sì. Hai fatto bene e te ne sono grata. Senti, amore, tu sei venuto da me in una vecchia mia domenica in e io sono ancora qua, figlio mio. Sai da quando era? A me sembra un paio di giorni fa. Non sembra, anzi, ti e vedo. E sono ancora qua. Io sono ancora qua. Siamo. Potremmo cantarla in Veneto. E siamo ancora qua. Visto le nostre origini. Ti faccio vedere 96-97, no, domenica. Ce l'ho. C'ho tutto, amico, tutto. La gattina. Sono i skei qua, se Dio par finire. Sono qui e penso a te. Io mi sono perso e sto cadendo giù. Tirami su allora, che questa è una botta. Camminando nel buio, io ti cercherò. Sì, ti prego. Non mi resta più niente. Non sembra. Ma io combatterò. No. Sì, sì. Non servono le ali e le stelle ai marinai. Siamo stati un po' bambini. Quanto male che mi fai. Il piede. Ah, scusa, non avevo... Comunque... Scusa, comunque... Non mi lasciare mai, io mi sento solo, solo al mondo. Sono qua io. Tu non mi lasciare.
Ma lì ci potevamo abbracciare. Ci potevamo abbracciare, abbiamo cantato insieme, ma io tu ti voglio dimostrare che se anche è passato un po' di tempo, eh sì, e non ci possiamo... Tira su la braghetta. Sta storia che le braghe in fondo devono essere strette e poi uno si alza, sembra che c'ha i pantaloni corti. Dicevo, sì, mi sono permesso... Mi è sono lei permesso, o non è lei? È lei o non è lei? Poi visto quello non... dice il maestro. No, non mi dire che canti. Mi servono le parole, le parole. Il gobbo. Dove sta? Ah, c'è, ci sono. Mara, son tanto felice, sono a Domenica Inn, la mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mara, son tanto felice, ora ti dico perché. Mara, grazie a te la trasmissione vola. Mara, sono qui per te, Barbara d'Urso è sola. Quanto ti voglio bene, e queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mara, la conduttrice più brava sei tu la vita della Rai TV. Ma grazie, grazie. Ma che onore, Ezio, ma non possiamo... Tutta sudata, mi sono talmente emozionata che sono tutta sudata. No, mi è presa una vampata di quelle. Volevo stonare un po' per te, quindi... Ma non hai stonato, hai contato benissimo. Guarda Stefano, no. C'aveva ancora il cappello, gli è caduto, guarda. Ti emozioni mai tu? Sì, sempre. Che bello sempre, ancora. Sempre. Ogni volta che vedo i miei figli, per esempio, mi emoziono, perché apro la porta e io guardo qua e poi devo fare così, capito? Poi... Quanti ne hai? Sempre due? Due. Ho due figli di 30 e 26 anni, Giacomo e Gabriele, che sono insomma la mia vita. Beh, io ti ho conosciuto che Isabel era incinta del più grande. Mi ricordo che siete venuti a casa mia a Campo dei Fiori. Mamma. E Isabel, io stavo con Jerry, certo, e Isabel certo. Aveva... una bella panciona, pensa quanti e poi anni. È arrivato Giacomo, poi certo. È arrivato Gabriele, che adesso insomma sono diventati grandi. Gabriele segue le mie orme e quindi sono molto contento. E tu sei un papà orgoglioso, vero? Molto, molto. Come si fa a non essere orgogliosi dei propri figli, che stiano bene, che abbiano trovino la loro strada, la loro felicità. Ognuno di noi cerca la propria felicità, che è un tema... che abbiamo toccato anche nel film. Assolutamente. Adesso tra un po' ne parleremo, sì. Però voglio parlare anche di un capitolo molto importante, sì, della tua vita. Tu prima hai detto, io sognavo Hollywood quando ero bambino, ma poi a un certo punto nella tua vita incontri un grandissimo attore e credo che lì sì ti sei emozionato, perché poi tu non solo l'hai conosciuto, hai lavorato con lui, siete diventati molto, molto amici. Vediamo insieme questo filmato e poi mi parli di Mel Brooks. Eccezionale, è semplicemente eccezionale. Chi è più svitato?
Between you and me, penso lui, io sono molto più... No. Io sono intelligente. Allora è lui. Un pazzo. Pazzo. Sono felice, sono contento, sono un poco pazzo. Pa! Pa! Mel, un grande. L'ho visto a febbraio, sono stato a Los Angeles e l'ho incontrato, siamo stati insieme, lo devo sentire in questi giorni. C'è un po' di anni, ma è in grande forma. Quanti anni ha adesso? 92, credo, siamo da quelle parti. Ed è ancora bello, sì, quickly, come dicono gli americani. Assolutamente. He's very, very happy, very smart, e tu very vai, active. Ma very adesso active. Tu puoi andare con il Covid? No, tutto. Sì, si va, perché per esempio al mio festival è venuto Nick Vallelonga, vincitore di due Oscar per Green Book, è partito da Los Angeles, ha fatto i tamponi prima, è arrivato a Monte Carlo, ha fatto i controlli, e quindi se hai tutti i documenti in regola puoi viaggiare. Indubbiamente penso che ci debbano essere delle motivazioni di lavoro, i permessi, certo, da una parte e dall'altra, certo, ma si può viaggiare. Senti, arriviamo a parlare allora di questo film che hai girato, in quale periodo? Quando subito, l'avete girato? L'abbiamo girato subito all'inizio dell'estate, a luglio-agosto, quando hanno autorizzato poi le riprese. E ovviamente più che un set sembrava una clinica, perché quando si arrivava, misurazione della temperatura, bisognava avere tutti i documenti in ordine, appena finivamo di girare, mascherine, c'era grande attenzione. Però insomma siamo riusciti con Enrico a fare, credimi, un piccolo grande miracolo per il cinema. Questo è un film che abbiamo fatto tutti praticamente a cachet super ridotto, per aiutare le sale, per aiutare il cinema, per dare un segnale forte. Quindi al di là non abbiamo pensato all'incasso, non l'incasso, non importa. Mancava il prodotto. Come tu sai, gli americani tengono congelati i grandi film ed è un errore, perché se tu non mandi il prodotto è difficile che poi la gente vada a vedere i film in sala. Certo. E quindi mandare una bella commedia all'italiana come questa, che è veramente carina, assolutamente delicata. Allora, molto, vediamo molto la clip, dai. Dimmi che non è vero, che io devo rimanere chiusa qui dentro con te! Giovanni! Mi raccomando, perché il virus rimane sulle superfici e tu sei in superficiale. Ma che è sto cane? È un cane di peluche, me l'ha regalato Veronica. Così i vigili non mi fermano perché sto portando il cane a fare la pipì. Quanto è carino. Che carezzina. Quale carezzina? È un peluche, dai. Ma non vi rendete conto che qui attorno a noi, sta andando in scena una tragedia? Questa è una guerra civile. Ci sono figli che non possono salutare, guardare in faccia i loro genitori anziani. Ci sono fidanzati che non possono incontrarsi, abbracciarsi, darsi un bacio. Grazie, grazie. Ecco qua. Allora, questo film ha creato anche qualche polemica. Sì, ma quattro gatti, quattro veramente gatti. Quattro gatti, poi hanno risposto i giornali, avrei letto, sì, ho addirittura letto molti giornalisti in prima pagina, qualcuno li ha chiamati una legione di imbecilli, qualcuno li ha chiamati, gli ha dato dei nomi, dei titoli vari, insomma, addetti ai livori, ecco, questo era un altro termine che scrisse Enrico, molto, molto azzeccato. Sai, viviamo in un periodo nel quale c'è gente che con pseudonimi, con nomi, con profili falsi, attacca tutto e tutti, quindi abbiamo risposto con il grande risultato nella dimensione di questo periodo. Perché... Beh, tu lo sai che oggi nei provvedimenti che sono stati presi, adesso ne parleremo, c'è terrificante. Posso rivolgermi a Conte, al governo italiano? Ma adesso ne parliamo con le foche. Io guardo, veramente voglio rivolgermi a loro e dirgli che stanno facendo un errore pazzesco. È un errore madornale quello di chiudere i cinema, i teatri. Sono i luoghi più sicuri, mare in assoluto.
Il cinema, già c'è poca gente che va al cinema in generale, no? E quindi limitare l'accesso al cinema significa togliere libertà, togliere cultura. Al cinema la gente, luoghi super sanificati, la gente va, non si mette certamente una vicino all'altra, e si stanno suddivisi, hanno la mascherina. È un errore ammazzare il cinema, uccidere il teatro, e quindi lancio un appello affinché ci ripensino assolutamente. Non cambia nulla non mandare la gente al cinema, la gente deve poter andare al cinema.